dalla Roma alla Juventus, perché non è potuto andare al Barça? Noi che sappiamo un po' la storia di quella, sappiamo che la Roma non voleva venderlo alla Juventus assolutamente, che all'epoca c'era Sabatini, alzò il telefono e chiamò, cioè alzò il telefono, chiamò l'amico di Luis Enrique, ex dipendente della Roma, che chiamò Lucio, e Lucio rispose all'appello. Lucio lo voleva portare a Barcellona. Poi purtroppo Robert Fernandez, che era diventato appena direttore sportivo del Barça, preferì altro. Robert Fernandez, che è quella persona che ha accompagnato a Torino Arthur, che, a cui sembra dia consigli. A questa cosa a me non è piaciuta per niente, che un ex direttore sportivo nostro si sia così prodigato per fare questa Vabbè, ci operazione. sarà un'amicizia Guarda, tra loro. Sì. Per Ti carità di Dio. faccio una battuta da tifoso pitone. Avrebbe una Champions in bacheca che non ha, quindi, come dire, la scelta fatta 5 anni fa, 6 anni fa, insomma, quando è stato, come dire, avrebbe almeno vinto una Champions. Chissà che non riesca a farlo adesso. Vedremo, vedremo, Vedremo. vedremo. Giovanni, ci sentiamo tra una mezz'oretta Va benissimo. e noi Io mi adesso vado a facciamo il punto flagellare su. una mezz'oretta con Sì. la Roma e poi ci vediamo E tra un po'. come sempre un bacione a Giulio. Sì, intanto Sarà fatto adesso appena tanto lo trovo davanti alla partita. va bene. A dopo. Ok. A dopo. Ciao. Allora, è cominciata al campo del Madrid, che è Alfredo Di Stefano, terzo minuto 0-0 tra Real Madrid e Getafe. E Getafe, Magari un miracolo. Staremo a vedere. Allora, Vabbè. dobbiamo prendere Roberto Bucci e Giusy Zaffiro. Quindi io a questo punto, Ah, caro ma sì, Alberto, sì, dimmi. una cosa, tu che Sì. parlavi poi che ci sarà il nostro spazio con delle camicette, Sì, delle della camicetta, magliette, sì. e hanno ritardato la vendita delle magliette del Barça per un problema di fabbricazione. Sì. Ce lo facciamo raccontare questa cosa nei particolari? Sì, poi no, io dicevo quello per accennare questo. E ovviamente quello che sarà più pregiudicato in questo senso sarà il Barça, perché c'ha 6 negozi e se non c'ha le camicette, Un casino, ora in epoca d'estate. un casino. E allora, noi questa sera. Quella la mettiamo dopo, perché questa poi ci scalda la tertulia. Mettiamo Sì, sì, sì. una rumba prima della tertulia. Però Andaligno. per aprire, ovviamente, per aprire come sempre da un po' di tempo lo stiamo facendo. Ci andiamo a sentire Rave de Palo, Molto che è bene, sono d'accordo. una delle ultime, Los Angeles. Los Angeles Visten de blanco, vestono di bianco. Gli angeli vestono di bianco. Que entran y salen a gran velocidad, corriendo en los pasillos del viejo hospital. Ángeles cansados, pero usada valentía, dejándose la vida para que otros estén bien. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles que bailan cuando la música no suena, que curan las heridas sin más que una sonrisa. Que calman el dolor a golpe de caricias, pintando de colores mi oscura habitación. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles.
pasados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles sagrados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles de carne y hueso. Los ángeles visten de blanco. Ángeles cansados. Messi se va a meter al área, puede armar lío. Se metió, golazo, por Dios. Me levanto y me voy, no hay más nada para ver. Damas y caballeros, apagamos todo. Que se cierre la radio, se cierre la cadena. Que no haya más fútbol. Porque no, jamás, jamás se podrá ver nada mejor que esto. Sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer Messi no es de fútbol, no es del deporte. Esto es magia, damas y caballeros. Leo Messi, el gol de la Champions. Enganchó, se sacó a Boateng y cuando lo buscó Neuer lo desparramó, la empaló, la pone por arriba y alguien de se... Eccoci che siamo, ecco, di nuovo rientrati in diretta qui su Radio Lo Desparramò. Vabbè, questo è un grande radiocronista argentino, solo gli argentini possono fare queste cose stupende quando raccontano di football. Allora, adesso punto Liga, quest'oggi avete capito, insomma, per motivi di palinsesto siamo scalati, punto Liga, Roberto Bucci di Passione Liga. Buonasera, ciao, come stai? Ciao Max, tutto bene? E saluto Alberto e Giuse. Ecco, ciao, ciao. La nostra Giusy che è pronta a battagliare, ma non con Roberto, perché questo è il punto lì, a battagliare contro il Madrid. Lo stai vedendo il Madrid? Proprio sì, anche se diciamo preferire non vederlo, non ce la faccio proprio a vedere le maglie bianche. Io non lo guardo più, non lo guardo più, mi dà fastidio. Allora Roberto, punto Liga, la Liga mette in cascina altre due giornate importanti, si sta chiudendo con la partita Real Madrid-Getafe che può portare il Madrid a più 4. Stasera l'Espagnol ha perso, io ti faccio una domanda perché ci eravamo già in onda, ma è matematicamente retrocesso? Matematicamente no. Ma le manca poco. Manca poco. Io speravo meglio l'Espagnol. Qui noi da Roberto in primis abbiamo tutti detto che alla ripresa poteva fare meglio, insomma, sì, anche sì, noi potevamo fare meglio come Barça, però insomma. Allora Roberto, vai col punto e poi entriamo con qualche domanda. Ti facciamo qualche domanda. Va bene, dai. Sì, è stata, come hai detto tu, la settimana importante questa qui, perché ha visto il Barça fare due pareggi di fila, 2-2 di fila contro il Celta Atletico, mentre il Real non ha sbagliato le sue partite e quindi si è portata a più 1, che potrebbe diventare più 4 stasera. E se io dovessi dare un titolo a questa settimana direi Paradiso Blanco, Inferno Blaugrana, perché proprio sono le due facce della medaglia. Real Madrid è tutto rose e fiori, sta andando tutto bene, non sbagliano una partita, il gruppo è compatto, Ramos è tornato a segnare su punizione dopo 6 anni, è un altro segnale che veramente gira tutto bene, al di là poi degli episodi arbitrali di cui parleremo pure. E quindi Ramos segna, Vinicius, l'arma in più di Zidane per il finale di stagione, Benzema contro l'Espagnol si è inventato un colpo di genio di tacco che ha riscordato quello di Guti 10 anni fa contro il Deportivo La Coruña, e diciamo che questo, io direi che se la Liga sta andando in direzione Madrid, a quanto pare in direzione San Martín, e se appunto dovesse vincere questa Liga della Madrid, direi che sarà la Liga di Zidane più di altri. Cioè, non c'è un giocatore assoluto del Real Madrid che merita questo titolo se non Zidane, che secondo me è il vero top player della squadra quest'anno, perché è riuscito a tenere unito il gruppo, riesce a gestire i tanti campioni che ha a disposizione e si diverte a farli ruotare soprattutto davanti, perché poi se si va a vedere in difesa centrocampo sono sempre quelli, i giocatori sono sempre quelli, non cambiano mai, tranne Mendy, Marcelo, la staffetta a sinistra. Davanti invece, a fianco a Benzema, ruota un po' tutti, da una partita all'altra si vede Bale, James Rodriguez, Lucas Vázquez, Hazard, Vinicius,
quindi è stato bravo secondo me anche a, a inserire questi giocatori che erano finiti un po' nel dimenticatoio, come Bale e James Rodriguez, che avevano avuto qualche mugugno, e lui per farli sentire coinvolti ha messo pure questo, secondo me anche questa è la sua forza, nel senso che il Real Madrid anche loro hanno i loro problemi, cioè non sembra, ma anche loro hanno i problemi, solo che secondo me a differenza del Barça lì il lavoro della società è fatto bene, è fatto in tal senso da nascondere o comunque ridurre al minimo questi problemi e farli uscire poco, perché comunque c'è stato Jovic che tutta la stagione infortunato, è stato pagato 60 milioni, non ha mai fatto niente. Bale che ha le sue bizze ogni tanto, però finiscono lì. E James Rodriguez, un altro che ha manifestato malumori perché gioca poco, però finisce lì la cosa. Quindi c'è un gruppo forte, la società che aiuta, e al Real Madrid gira tutto bene alla fine. Dall'altra parte abbiamo il Barça che ha pareggiato a Vigo e continua questa maledizione, perché sono 5 anni che non vince in Galizia il Barça. È il campo in cui non vince da più tempo in Liga, appunto. E a Celta, appunto, al di là della punizione, che appunto, come avete detto prima, non c'era il fallo di, cioè non c'è proprio stato il fallo di Piqué sulla Rafinha, che da cui poi è scaturita la punizione di Iago Aspas. E lì la nota positiva è stata il ritorno al gol di Suárez, perché è tornato con la doppietta, e quindi questo è stato un punto a favore per Setién. E anche il buon rendimento di Ricky Puig, sia contro il Celta, appunto, che poi anche con l'Atletico Madrid, che tutte e due le partite della titolare ha giocato. Queste sono le note liete. Le note, però, la partita del Celta è stata, diciamo che è stato si è scoperchiato il vaso di Pandora in quella partita, dei problemi blaugrana, perché fin dal cooling break c'è stata una scena emblematica in cui nel cooling break c'è Eder Sarabia, che è il secondo di Setién, che è solito parlare al posto di Setién durante queste pause, e si è visto chiaramente che Messi non lo guardava neanche in faccia. E ci sono stati anche altri episodi precedenti nelle settimane scorse, comunque, che hanno avuto come protagonista questo vice abbastanza caratteristico, ecco, e fa senso che un vice ti faccia sentire di più dell'allenatore in prima. Questo a me ha fatto, cioè questa cosa ha fatto anche riflettere, nel senso, prendendo un esempio a caso, un Antonio Conte non me lo vedrei mai che fa parlare il suo secondo, cioè se lo mangia vivo piuttosto. Quindi è quello il discorso, secondo me la differenza è quella. E poi, come detto tu prima, Setién non è l'allenatore dal Barça. È stato preso in corsa e dopo aver esonerato Valverde, un fatto che non succedeva da 17 anni al Barça, dal 2003 con Van Gaal, cioè suonare un allenatore a stagione in corso, e in quel momento c'è stato Setién. Probabilmente Bartomeu e la società hanno provato a prendere qualcuno di più esperto, un Pochettino, un Allegri, un Oliver, però probabilmente non se la sono sentita di accettare in corsa il ruolo, ecco. Quindi Setién alle sue colpe fino a un certo punto con questi due stop del Barça, perché poi i giocatori, cioè a parte Messi, come ho detto l'altra volta, a parte Messi, Ter Stegen, Vidal, Ansu Fati e Ricky Puig, che sono i due giorni che comunque stanno andando bene, per il resto